Allora, siamo di nuovo insieme per un nuovo appuntamento di intervallo ETRU, come sempre prima di far cominciare a scorrere il cronometro, vi chiedo se l'audio è buono, insomma se c'è qualcuno in ascolto che ci può confermare che si sente tutto e che ci state ascoltando. Mentre mi date una qualche conferma, ci vorrà qualche secondo di tempo, vi dico dove siamo. Stiamo riprendendo da dove ci eravamo fermati l'ultima volta in occasione dell'ultima diretta dal museo, cioè dalla fine della sezione del Museo di Villa Giulia dedicata all'antica città di Vulci. Sapete, forse chi ci segue con affetto, che in realtà l'ultima diretta è stata fatta da casa mia, ed è stata una diretta speciale di una trentina di minuti. Oggi ritorneremo sui 10 minuti da quando darò il via. Prima di cominciare, però, oggi ho anticipato che andremo ad esplorare le prime sale dedicate a Cerveteri, in base anche alle vostre domande. Prima di cominciare, però, avete di fronte una delle vetrine che adoro di più del museo, quella dedicata ai materiali votivi dai vari santuari e dalle stipi votive di Vulci, e qui vedete una serie di immagini di bambini, infanti, lattanti, neonati, e che ci serve per ricordarvi che domani sul canale YouTube Etrusch Channel alle 11 faremo una diretta dedicata alle scuole primarie, un'ora a disposizione di tutte le scuole d'Italia, si sono prenotati davvero in tantissimi da tutta la penisola, durante la quale vi porterò in gita nel nostro museo. Non lo percorreremo naturalmente tutto, avremo a disposizione una quarantina di minuti per conoscere gli Etruschi e farli apprezzare, i più piccoli, renderli curiosi e partecipi di questa straordinaria civiltà, e poi 20 minuti a disposizione delle domande dei bambini, e quindi un po' di bambini etruschi per ricordarvelo. Ma io comincerei se c'è già qualche domanda, altrimenti c'è qualcuno che ha fatto i compiti a casa e ha fatto le domande ancora prima di cominciare la diretta. Intanto Francesca, che mi Ciao. sta aiutando con le riprese insieme a Luca, monitorano le vostre domande. Se c'è qualcuno che ne ha una in diretta o vuole inquadrare qualcosa di ciò che mi circonda, vai. Allora, Giovanni De Santis nel Sì? salutare chiede quanto il linguaggio figurativo etrusco, sia vascolare che statuario che pittorico, rispecchia l'uso reale della linotorax, Linotorax, sì? perdonatemi, in ambito militare. Sì, perfetto. Beh, Fa bella domanda. riferimento alla ricostruzione dell'Università del Wisconsin. Bella domanda tecnica, Giovanni, è sempre così, si distingue, ormai conosciamo i nostri followers, però domani mi raccomando, non fate domande di questo tipo e io risponderò ai bambini. Allora, è un bellissimo tema, non c'è nulla qui in relazione se non vi posso far vedere questo, che non c'entra nulla con la linotorax, ma c'entra con i problemi di conservazione dei materiali organici, in particolare dei tessuti. Quella che vedete è la ricostruzione di un tessuto sulla base delle piccole tracce che ha lasciato su questa cintura, che è una cintura femminile. Vedete lì c'è una parte marroncina e da quella parte gli studi di Margherita Gleba, Romina Laurito hanno consentito di arrivare a ricostruire questo tessuto. Ma si tratta di lavori molto complessi, negli ultimi decenni si è enormemente accresciuto la nostra capacità di ricostruire il vestiario degli antichi. Il tema della linotorax, che è un tipo di corazza fatta da più livelli di lino, fino a un centimetro e mezzo di porzioni di lino le une sopra le altre, è un tipico sistema di protezione difensiva dei greci, documentato fin dall'età micenea. E diffuso fino all'epoca ellenistica, si ritiene che il mosaico di Alessandro, celebre del MAN, del Museo di Napoli, lo raffiguri con una linotorax. Non sempre è facile distinguerlo, difficilissimo è trovarne resti, i pochi noti che io sappia sono abbastanza controversi. Quello che è certo è che proprio le indagini citate da Giovanni hanno dimostrato
che corazze di questo tipo resistevano al lancio di frecce, ancor più di quelle di bronzo che erano anche difficili da portare per difendersi. E ci sono degli esempi figurativi nell'arte etrusca. Uno interessante è il sarcofago delle Amazzoni, conservato al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Altri sono ad esempio nella tomba dell'orco di Tarquinia o in altre tombe tarquiniesi. E uno molto interessante è la statua più famosa, tra le più famose statue bronze degli Etruschi, il Marte di Todi, conservato ai Musei Vaticani, rinvenuto a poche centinaia di metri da dove io sono nato, a Ponte Cuti, tra Ponte Cuti e Todi, che raffigura probabilmente una linotorax con dei rinforzi di bronzo. Spero di averti risposto. Lasciamo però le domande a ciò che ci circonda. Vediamo se Francesca riesce a estrapolarne un'altra. Invece voglio fare in questi 10 minuti, ricordati di togliere quelli all'inizio, Francesca, un omaggio agli amici sardi che ci seguono. Questa al numero 4 è una splendida brocchetta di tipo nuragico. È una delle attestazioni ancora più diffuse rispetto ai bronzetti, come il famoso sacerdote da Vulci, dei contatti fra il mondo etrusco e quello sardo, che portavano anche ad imitare i prodotti sardi. Infatti in questo caso abbiamo un'imitazione di una brocchetta nuragica con la tecnica della decorazione a lamelle metalliche, che è una tecnica tipicamente etrusca. Francesca, non so se è arrivata qualche domanda. Sì, avendo cominciato con i bambini ci si domandava se c'era una cura particolare nei confronti dei bambini. Lo domandava... Chi lo chiede? Mi fa sempre piacere sapere chi lo chiede. Lia Grisolia, una domanda. Cosa sappiamo della cura dei bambini in epoca etrusca? Allora, intorno a me non c'ho nulla che ci può aiutare. Allora, il problema qual è? Che si era molto più prolifici di oggi, anche perché un bambino su due non sopravviveva al quinto anno di età. Morivano quasi tutti entro il primo anno per tutte le problematiche che i bambini hanno, incluso il fatto che non esistevano i vaccini, ricordiamolo, e quindi si moriva anche per malattie molto semplici entro il primo anno di vita, e i bambini erano un pericolosissimo veicolo di infezione per la loro predisposizione nelle malattie. E questo faceva sì che fosse attenuato il dolore del lutto, necessariamente, perché altrimenti ogni 6 mesi, un anno avrebbero dovuto commemorare la perdita di un bambino. Questo non significa però che non ci tenessero, e le statuette che avete visto votive servivano proprio a proteggerli, a far sì che crescessero, divenissero adulti. Alcuni di loro portavano una bulla, che è un ciondolo, un amuleto che si indossava da piccolissimi e si dismetteva quando si diventava adolescenti, proprio per essere protetti, ed è tipico sia del mondo etrusco che di quello latino. Quindi c'era molta attenzione, naturalmente, ma con la consapevolezza che il rischio di perdere queste giovani vite era elevato, e quindi si cercava anche di non legarsi troppo, e in alcuni casi, nella cultura latina, ad esempio, il nome lo si dava dopo che si era superato un certo periodo che ritenuto critico. Scusatemi, sono molto sintetico nelle risposte. Siamo quando a 9 minuti e 30. Tolti quelli iniziali? Sì, okay. 9 di minuti e 30 di quindi diretta. Abbiamo una domanda, massimo due, se sono diciamo rapide. Che inquadra intorno. Esatto, perché in realtà la domanda era sulla ricostruzione del frontone di Pirgi, dell'altorilievo di Pirgi. Diciamo, cerchiamo di attenerci a dove siamo. Rispondo ad una domanda generica che è stata fatta prima della diretta, così. C'è qualcuno che mi ha chiesto, Luca Frassi, in un post, oggi non ha potuto seguirci in diretta, quindi le domande ce le lasciano prima, è una domanda generica, però va bene anche nel contesto in cui siamo, poi martedì prossimo ricominceremo da qui. Come curavano la loro igiene gli Etruschi? Avevano delle latrine come quelle dei Romani, quindi condivise? Allora, gli Etruschi curavano molto la loro igiene rispetto alla prassi nel mondo antico. La cloaca massima è uno degli orgogli etruschi maggiori, cioè una fognatura che ancora oggi funziona, realizzata a Roma all'epoca di Tarquinio Prisco. Ci furono sommosse popolari contro il sovrano tiranno
che costringeva i cittadini liberi a realizzare il circo, la cloaca e altre opere pubbliche, ma se funziona ancora oggi vuol dire che l'avevano vista lunga. Non abbiamo invece informazioni sulla toilette degli Etruschi, ma dovevano cavarsela più o meno come se la sono cavati tutti fino all'introduzione del concetto di bagno come siamo abituati a intenderlo, ed è probabile che avessero dei bagni collettivi. Il problema è che la loro modalità di costruzione faceva sì che non sia facile che si conservino strutture facili da identificare. Le capanne erano contraddistinte nelle fasi più antiche da canalette, anche le abitazioni successive lo erano, per far defluire l'acqua, convogliare l'acqua piovana, ma anche quella, diciamo, legata a, appunto all'uso della toilette. Quindi, diciamo, è molto probabile che dovesse esistere qualcosa di simile ai romani, ma naturalmente tutto in legno e tutto in materiali che hanno poca consistenza archeologica. Per oggi è tutto, 10 minuti vanno via molto presto, domani ve lo ricordo, canale Etrus Channel YouTube, per poter partecipare alla chat dovete essere iscritti al canale, altrimenti potete seguire comunque la diretta, ma se vi iscrivete è una cosa molto facile, basta cliccare sulla parola iscriviti nella home del canale, riceverete informazioni su tutte le nostre attività in diretta, sui nostri post, su tutte le modalità che cerchiamo di individuare per portarvi al museo anche quando purtroppo il museo è chiuso, in piena sicurezza e sperando di divertirvi e di intrattenervi come meritate. Un saluto a tutti, ringrazio Luca Mazzocco e Francesca Montuori per il supporto in questo breve intervallo. Un saluto!